Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo, il Signore Gesù disse ai discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai. In una città viveva un giudice che non temeva Dio, né aveva riguardo per alcuno. In quella città c'era anche una vedova che andava da lui e gli diceva: «Fammi giustizia contro il mio avversario». Per un po' di tempo egli non volle, ma poi disse tra sé: «Anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia, perché non venga continuamente a importunarmi». E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?» Le regole per stare al mondo. La seconda regola che il Vangelo di Luca in questo capitolo 17 ci suggerisce è che per stare al mondo bisogna imparare a pregare sempre. La preghiera non è l'adempimento infantile di chi vuole mettersi al posto la coscienza con qualche formula imparata a memoria. La preghiera è quella confidenza nel Dio che è Padre, che diventa insistenza, diventa fiducia, diventa un modo di vivere che sa di non essere mai solo, perché è sempre accompagnato dalla provvidenza, dalla premura, dall'affetto, dalla presenza amica di Dio. Dunque, come la vedova del Vangelo, impariamo a pregare senza stancarci, cioè quel modo di pregare che non ritiene mai che la storia è finita, che lo stato di cose è immutabile, che le cose non possono essere trasformate. Pregate sempre, senza stancarvi, perché l'alternativa a imparare a pregare è la rassegnazione, è quella di chi prende la situazione come immutabile. Questo forse lo possiamo applicare anche al mondo del lavoro, uno dei campi in cui il cardinale ci invita a lavorare. Il mondo del lavoro può essere segnato da una rassegnazione che si umilia allo stato di cose o da una ribellione che si rovina distruggendo tutto. Chi impara a pregare impara invece a discernere qual è la strada per cui anche l'ingiustizia può essere trasformata, anche la situazione può essere cambiata, perché chi prega impara a confidare non solo sulle proprie forze, ma sulla potenza di Dio.